L'incertezza meteo continua a regnare sovrana qua ad Assen in un weekend veramente bizzarro. Ora, questo comporta chiaramente dei grossi rischi, dei grossi pericoli pioggia, come in questo momento sulla griglia di gara 1, la pista totalmente asciutta, la partenza verosimilmente verrà dichiarata dry come gara, quindi non ci saranno grossi problemi nel momento in cui dovesse intervenire la pioggia. Perché? Perché si torna al vecchio regolamento, quindi ante flag to flag, la gara verrà sospesa e verrà consentito, ovviamente in relazione a quanti giri mancano rispetto alla fine gara, verrà consentito ai piloti di cambiare il loro assetto e quindi passare ad un assetto da bagnato, e in quel caso una ripartenza darà luogo ovviamente a un'altra a una seconda gara. Detto questo, il vero problema è in condizioni inverse, cioè se si dovesse partire con una gara bagnata e se le condizioni dovessero peggiorare. In questo caso la direzione gara si è accordata con i piloti, i quali hanno scelto dei rappresentanti che attraverso dei gesti convenzionali aiuteranno la direzione gara a prendere la decisione appunto per la sospensione. Davide, complimenti, perché insomma è la maturità completa questa. Dai. Per la maturità completa sicuramente sto crescendo tanto, adesso aspettiamo di vincere delle gare o di arrivare sul podio in una gara asciutta. Questa è sicuramente, per me è bellissimo, però non dobbiamo guardare questa gara come se abbiamo fatto chissà che cosa, dobbiamo vedere questa gara come una gara bagnata. Noi andiamo molto forte sul bagnato, credo che si è visto, quindi adesso vediamo di crescere sull'asciutto. Una gara incredibile, successo di tutto, ma insomma è stata veramente una grande vittoria. Sì, sì, una vittoria, ok, una vittoria di una squadra, perché due anni così, we push and push more every race and we come up, and in Australia we were fast and in Imola also, but we had bad luck. And now you are very fast in the dry, and we're winning the wet is fantastic for the team.
Well done, Johnny. Unbelievable race. Yes, in the beginning I chose the hard rear tire, so I had to wait for the tire to come. But when it came in the end and I could start putting laps together, I could see the other guys were suffering with the grip. So I just got to thank my crew for pushing me in this direction with the hard rear tire this weekend. Race one was looking good on with the rear until the rain came, but anyway, I'm really happy. Unfortunate in race one. Want to say sorry to the guys for the crash, but anyway, this one's for all the 10K8 family for pushing to make the bike better. Now, you feel confident for the championship? I'm not sure. You know, we still have a lot of work to do. The bike is, I could see today, it wasn't very fast, but yeah, we still have a lot of work to do, but we keep pushing and we do our best. Sylvain, a un certo punto la doppietta, due vittorie erano a portata, poi è arrivato all'improvviso Johnny. Eh sì, Johnny è arrivato negli ultimi giri, ma io andavo con la gomma la più morbida e l'ultimo 5 giri è un po' difficile. C'era confidenza all'inizio, ma al finale lui era più smooth e ha provato un giro di andare con lui, ma dobbiamo prendere grandi rischi e preferiamo fare il podio. Senti, adesso sei quarto in classifica. Ok, questo è buono. Ma lo che è più importante, penso, è che oggi con la squadra we show that we can be in the front, and this is the most important, and I think it will give molto confidenza per il campionato. Allora Max, un weekend molto difficile, iniziato all'insegna, se vogliamo, della sfortuna venerdì, che ti ha privato di fatto poi, insomma, della partecipazione alla Superpole. Sì, il weekend è partito venerdì con dei problemi tecnici e abbiamo perso il venerdì mattina. Il venerdì pomeriggio era la prima qualifica e ovviamente bisognava essere subito incisivi perché la pioggia minacciava. In quei due giri, pensare, non sono riuscito a entrare nei 16, cosa molto strana, insomma, normalmente non ho fatica. E non che non ci abbia provato, però questo sottolineava che i problemi in parte ancora non sono stati risolti e sono un po' anche preoccupato perché anche la gara di oggi sull'asciutto ha evidenziato questi problemi. Senti, questo terno all'otto poi alla fine c'è cascato tra virgolette anche cieca, si è autoeliminato scegliendo una gomma da bagnato in gara 2 e questo ti ha consentito comunque con due piazzamenti di tornare in testa mondiale. Capita di fare delle scelte un po' azzardate o troppo conservative. Vabbè, questa volta andrà bene a noi. Cosa posso dire? Posso ringraziarlo, però il campionato è molto lungo. Di fatto ci aspettano veramente tante gare, tante manche e soprattutto noi ci vuole tornare davanti in modo costante, anche se la compagnia è veramente molto competitiva rispetto all'anno scorso e non solo i piloti ma anche a questo punto le case. Il podio di gara 2 alle mie spalle con la splendida vittoria per certi versi anche annunciata di Jonathan Rea, l'incredibile errore commesso, errore di valutazione commesso da Carlos Checa scegliendo una gomma Rea. Pensate, quando tutti partivano con le gomme slick, lui fa la scelta più strana che poteva fare e si praticamente elimina da solo da quello che è le chance di vittoria di gara 2, dove poteva peraltro dire molto, lo ha dimostrato Sylvain Guintoli arrivando molto vicino anche lui alla doppietta, non fosse stato per questa gara veramente incredibile di Jonathan Rea. Molto bene anche l'Averty al suo primo risultato utile sull'Aprilia, ma l'Aprilia che conta, quella di Max Biaggi, assente di fatto per tutto il weekend, invece gli consente di portare a casa due piazzamenti sufficienti per balzare nuovamente in testa alla classifica. È un campionato molto lungo, bisogna sfruttare tutto, questo Max lo sa. L'appuntamento con Superbike TV per la prossima settimana, mi raccomando, sempre su Odeon, sempre alle 22:30 dopo Parfermè.